Pronte le osservazioni del Consiglio Comunale di Sulmona di contrarietà al metanodotto della SNAM. L'assise civica ha approvato all'unanimità il documento sottoscritto da tutti i consiglieri sulla modifica del tracciato che sarà inviato al Ministero dello Sviluppo Economico. In apertura dei lavori il sindaco Peppino Ranalli ha reso noto di essersi sentito proprio questa mattina con l'assessore regionale Donato Di Matteo e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, i quali hanno dato la loro disponibilità ad avviare le procedure d'urgenza per la modifica dell'articolo 2 della legge 89 del 98 che disciplina le compatibilità urbanistiche. Successivamente il consigliere di minoranza Luigi La Civita, pur condividendo il dissenso, ha invitato ad essere realisti sulla questione. Esprimere un altro no senza contenuti significherebbe guadagnare solo tempo, con il rischio tra un anno di trovarci punto e da capo, perché il governo Renzi ha detto a chiare lettere che l'opera si farà. Cosa succederà? Che dopo la posa della prima pietra del nuovo ospedale ci saranno anche quelle del metanodotto e della centrale? Ha affermato La Civita, che ha proposto un documento di sintesi di tutte le osservazioni con una precisa valutazione economica dei danni. Un'azione efficace, ha aggiunto, per citare in giudizio chi intende provocare danni sociali, economici, ambientali e alla salute. Alla luce di questa proposta, insieme a quella di modifica della legge regionale sull'urbanistica, avanzata sempre dal capogruppo di Forza Italia Luigi La Civita, nella riunione pre-consiglio di ieri, si è proceduto ad una sospensione dei lavori che da 20 minuti è durata quasi 2 ore per completare il documento. Al rientro in aula, prima dell'approvazione, è stato letto dal presidente del Consiglio Franco Casciani. Il Consiglio Comunale esprime la propria contrarietà al progetto del metanodotto della SNAM Rete Adriatica, tratto sul Mona Fonini, opponendosi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'infrastruttura. Stabilisce di richiedere alla Regione Abruzzo la tempestiva modifica dell'articolo 2 della legge regionale numero 89 del 98, escludendo dalla non necessità di compatibilità urbanistica le reti di trasporto energetico nazionale. Si riserva per ogni iniziativa formale che il Comune vorrà intraprendere in merito la valutazione tesa ad accertare il danno sociale, economico, ambientale e alla salute che l'opera comporterebbe. Oltre ad esprimere la contrarietà, il Comune si farà dunque carico di approntare uno studio per l'accertamento dei danni. Il sindaco Ranalli ha annunciato l'impegno a reperire le apposite risorse in bilancio.